Ciao ragazzi, ciao Christine Edwards e bentornati sulla mia scrivania. Oggi vi propongo una nuova idea per la scuola. È molto semplice ma di grande effetto. Vi spiegherò come realizzare una penna liquida come queste. Questa boccettina di vetro è riempita per metà di olio e per metà di acqua. L'acqua l'ho colorata con un colorante alimentare blu, ma ovviamente potete scegliere il colore che preferite. Poiché l'acqua e l'olio sono due liquidi immiscibili, quando la penna rimane ferma per un po' di tempo si formeranno due strati. La parte superiore sarà costituita dall'olio trasparente, mentre la parte sottostante dall'acqua colorata di blu. Quando invece la penna viene un po' agitata in questo modo, si formeranno tante piccole bollicine per un effetto lava davvero molto carino. In questo caso ho anche inserito all'interno della boccettina di vetro delle conchigliette, non so se riuscite a vederle bene. In quest'altro caso avevo inserito delle perline. Potete anche aggiungere dei glitter o quello che più vi piace. La parte superiore invece l'ho realizzata con una pasta che è costituita da due ingredienti un po' speciali di cui vi parlerò a breve. Se non li avete in casa, questi due ingredienti vi consiglio di acquistarli perché ci serviranno anche nel prossimo tutorial in cui realizzeremo insieme una cover per il cellulare. E niente ragazzi, spero che questa idea vi sia piaciuta, se è così lasciatemi tanti pollici in su sotto a questo video. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale per essere sempre aggiornati sui miei nuovi video. E niente, vi lascio al tutorial. Ciao! Ci servirà una boccettina di vetro come questa, con il tappo in sughero. Ci servirà una penna, in particolare utilizzeremo solamente la parte interna della penna. Ci servirà dell'acqua, l'olio Johnson's Baby o qualcosa di simile, del colorante alimentare, io utilizzerò il colore blu, ma potete utilizzare il colore che preferite. Delle perline, degli strass o quello che volete per decorare l'interno della penna liquida. Io in questo caso utilizzerò delle conchigliette molto piccole che ho raccolto al mare. Ci servirà la colla Super Attack, la colla a caldo, la maizena detta anche amido di mais e il silicone con la sua pistola. Questi due ingredienti, diciamo, vi consiglio di acquistarli perché ci serviranno anche per il prossimo tutorial in cui realizzerò una cover per il cellulare. Poi ci servirà anche un paio di forbici e dei guanti in lattice come questi. Per prima cosa prendiamo la nostra boccettina di vetro, togliamo il tappo, ecco qui, e lo andiamo a forare. Dobbiamo creare uno spazio per inserire questa parte della penna al suo interno. Per creare questo forellino al centro del tappo possiamo utilizzare un chiodo, un ago o un punteruolo. Cercate di realizzare questo forellino al centro del tappo e in modo perpendicolare rispetto alla superficie. Voilà, una volta creato questo forellino, controlliamo che sia sufficientemente grande per far entrare la penna. Portiamo la penna fino a giù e la blocchiamo in questo punto. Ora dovremo tagliarne sicuramente un pezzetto perché non entra tutta nella boccetta, quindi prendiamo all'incirca la misura in questo modo. Circa qui, utilizzando un paio di forbici. In questo passaggio potreste macchiarvi con l'inchiostro, quindi se volete potete anche utilizzare i guanti. Vi consiglio anche di tenere un po' di carta a portata di mano. E voilà. A questo punto, per evitare che l'inchiostro esca da questo punto, prendiamo la nostra colla Super Attack e
e ne andiamo a mettere pochissima su questa estremità, in modo da creare come un tappo. Lasciamo asciugare questa prima parte della nostra penna e nel frattempo continuiamo con la lavorazione. Riprendiamo la nostra boccetta di vetro e la riempiamo per metà di acqua. Ora aggiungiamo qualche goccia di colorante alimentare. Agitiamo con uno stuzzicadenti. Aggiungiamo le perline, i glitter o quello che vogliamo. Io aggiungerò delle piccole conchigliette. Infine aggiungiamo l'olio fino ad arrivare all'incirca a questo punto. Ora andiamo ad unire queste due parti, quindi andiamo a chiudere la boccetta utilizzando il tappo di sughero nel quale abbiamo inserito la penna. Prima di fare questo però mettiamo un po' di attack intorno al tappo di sughero. Dopodiché attendiamo che la colla si asciughi. A questo punto, per sigillare ulteriormente la nostra boccettina ed essere sicuri che l'acqua e l'olio non fuoriescano, andiamo a ricoprire questa parte utilizzando la colla a caldo. Arrivati a questo punto mettiamo da parte questa boccettina e andiamo a realizzare la pasta con la maizena e il silicone. La utilizzeremo poi per ricreare la punta della penna. Per questa fase vi consiglio l'utilizzo dei guanti perché utilizzeremo il silicone. Lo andremo ad impastare con la maizena. Quindi prendiamo all'incirca un cucchiaio abbondante di maizena e lo mettiamo su una tovaglietta per non sporcare il nostro piano di lavoro. Poi, utilizzando la pistola del silicone, andiamo a metterne un po' all'interno di questa maizena, che è una sorta di farina di mais molto molto sottile, quasi impalpabile. Ora iniziamo ad impastare queste due parti, quindi le uniamo insieme fino ad ottenere un composto omogeneo. Ed ecco qui abbiamo ottenuto il nostro panetto. A questo punto possiamo anche colorarlo utilizzando lo stesso colorante alimentare che abbiamo utilizzato per colorare l'acqua. Quindi ne vado ad aggiungere un pochino e continuo ad impastare. Continuate ad aggiungere il colorante fino ad ottenere la gradazione di colore desiderata. Dopo aver ottenuto un colore omogeneo, andiamo ad avvolgere questa pasta intorno alla punta della penna per ricreare una forma conica come questa.
Ed ecco il risultato: cercate di ottenere una superficie il più liscia possibile e di non lasciare le vostre impronte digitali. Magari rimettete il guanto, il lattice pulito e picchiettate in questo modo con il dito e vedrete che non verranno fuori le impronte digitali. A questo punto, se vogliamo, possiamo anche decorare questa parte della penna, come ho fatto in quest'altro caso, utilizzando degli strass alla base, ma possiamo anche ricoprirla completamente o fare un altro tipo di disegno. Ed ecco, ho ricoperto completamente questa parte con gli strass. Ora non ci resta che lasciare asciugare per almeno 12 ore. Ed ecco il risultato. Ragazzi, il tutorial è terminato. Spero che questa idea vi sia piaciuta e che la realizzerete. Ricordatevi di lasciarmi un pollice in su sotto a questo video e di iscrivervi al mio canale, così non potrete perdere i prossimi tutorial. Ciao!